Tradizione e artigianato si fondono nel segno della Settimana Santa, con la cerimonia del passaggio delle consegne svoltasi nel Teatro Regina Margherita. Tra coloro che hanno ricoperto le cariche principali della Real Maestranza nel 2014 e coloro che subentrano. Ad aprire la cerimonia, l'incontro nell'atrio di Palazzo del Carmine tra le cariche capitanali uscenti e quelle entranti, che assieme alle autorità della città si sono poi recati al Teatro Regina Margherita, dove l'ex capitano Michele Simone, della categoria dei muratori, ha passato le insegne a Francesco Riggio, della categoria dei fabbri, che porterà il crocifisso quest'anno e che il mercoledì santo sfiderà con il vestito indossato dal fratello Gaetano, capitano nel 1981. Stesso rituale per quanto riguarda le altre cariche capitanali con Vincenzo Manzone, Giuseppe Truscelli e Antonio Fiore, che hanno passato le consegne a Gioacchino Ricotta, Angelo Iannello e Pasquale Tramontana, rispettivamente Alfieri Maggiore, Scudiero e portabandiere della bandiera storica. Ringraziando a Dio, ho fatto un anno bellissimo e mi sono trovato bene. Ci auguro che tutto andrà bene e che si continua bene la festa, come Dio comanda. Per noi che ci teniamo alla festa e ci sforziamo anche che fosse, potrebbe arrivare a una riuscita accettabile per la città, perché ci interessa mantenere questa tradizione viva. Durante la cerimonia, capitano, scudiere, alfiere maggiore, portabandiere e alabardiere hanno consegnato delle targhe rappresentative alle massime cariche della città. Un'occasione per rendere omaggio all'artigianato, considerato dal sindaco Giovanni Ruvolo la massima espressione e forza della nostra città. Spero che questo sia un momento di forte riunione, riappacificazione di una Real Maestranza che è veramente il fiore all'occhiello della nostra città, che racconta la nostra storia. E per me è la prima volta con questo ruolo ad assistere a questa cerimonia, che davvero si sta preannunciando davvero emozionante. La Real Maestranza per Caltanissetta rappresenta proprio l'icona della città, come ha detto il professore Sergio Mangiavillani in una sua pubblicazione. Chiaramente è l'antica istituzione, la più antica istituzione cittadina, ha quasi 500 anni di storia e riesce tutt'oggi a mantenere questa tradizione e a diffonderla nel mondo. È una tradizione chiaramente che si evolve, perché è una tradizione che è fatta da persone, quindi siamo noi che andiamo una tradizione in movimento per certi aspetti, in senso positivo, perché abbiamo un occhio a quello che può essere il futuro, ma cerchiamo di riportare tutte le antiche tradizioni anche nel cerimoniale, nelle stesse processioni, e questo è di fondamentale importanza. In più dobbiamo dare atto che Monsignor Mario Russotto, il nostro vescovo, ha riconosciuto la Real Maestranza come un'associazione laicale diocesana, quindi abbiamo l'imprimatur della Chiesa, che non è cosa di poco conto.